Jonathan Sottocorna, detto Johnny, fondatore, presidente e direttore della Progetti Studio. In una realtà così seria come la 600 Miglia, come ti sei calato in questa parte nuova? È stato un bel ambiente che comunque era abbastanza familiare, per cui è serio, ma sempre serio ma non troppo, insomma. Per cui ci si ambienta bene, si riesce anche a lavorare meglio, visto che sono tutti collaborativi e molto, molto alla mano. Ti senti maturato professionalmente dopo questa esperienza? Sicuramente sì. Mitch, dimmi. Per te cos'è la fotografia e fotografare una Fiat 600? Un pezzo di storia che cammina? È una cosa particolare. Visto che il video è stato impostato diversamente rispetto all'anno scorso, più on the road, più la sensazione della macchina sulla strada, abbiamo provato anche a trasferire questa cosa sulle foto. A proposito di on the road, ti ho visto sdraiato sul selciato per fare queste fotografie, in mezzo all'erba. Quali sono queste? L'erba dell'autostrada, quell'odore di catrame. Sì, riuscirai a trasferirlo nelle fotografie che vedremo, nelle immagini? Ci spero. Ecco, volevo chiedere a Edo. Fondamentalmente video, foto e... Com'è la democrazia all'interno di questa macchina? Come viene gestita? Chi guida? Chi... Cosa c'è in quella macchina? Allora, in quella macchina c'è pilota, Mitch, copilota, io, Casino, Johnny dietro, Casino. Quindi grande magazzino senza regole. Poi succede che ogni tanto ci sono foto in movimento, video in movimento. Concludo con una domanda seria. Cosa vi portate a casa da un punto di vista sia umano, perché siete stati in questa famiglia che è il Club 600, e cosa anche da un punto di vista professionale, perché comunque farete un video che manderemo in giro per l'Italia con i nostri contatti, insomma, quindi lo vedranno tante persone. Ma io penso che a livello di video professionale è una bella sfida, nel senso che per il momento stiamo facendo delle grandi prove. E questo deve essere il primo vero appuntamento dove si spacca, nel senso che deve essere tutto perfetto. Dal punto di vista umano, cioè, la compagnia è fantastica, cioè, da veramente da chi conoscevo già, a chi non ho mai visto, però cioè, ci sono un sacco di personaggi, un sacco di fonti, di risate, quindi io penso che cioè, a livello umano è... grandioso. La 600, vi dico questo, sono entrato in una 600 oggi, cioè filmando da fuori le 600 sono tutte molto carine, belle, fotografie vengono bene, eccetera. All'interno, adesso tutti guidate una 600, però è un delirio, cioè, è veramente un delirio, cioè nel senso, allora, il caldo è insopportabile, cioè, sinceramente, il caldo è una roba che vabbè, finché siamo in montagna può passare, ma durante, cioè, il rumore, la radio non ce l'abbiamo, fa niente, l'optional. Hai fatto una grande scoperta. Ho fatto una grande scoperta, effettivamente l'hanno studiata bene, il deflettore è geniale, cioè è come un bocchettone dell'aria condizionata, proprio pam, cioè quando ho aperto quello... Secondo di come lo pieghi, l'aria entra e ti dà grande beneficio, pazzesco. Infatti abbiamo fatto un gioco di deflettori per avere ognuno l'aria che voleva, però a 600... Insomma, diciamo che la tecnologia è andata avanti per un motivo, via. No, Michele, esperienza professionale e cosa ti porti a casa da un punto di vista umano? Professionale, diciamo che siamo a metà. Adesso abbiamo tutto il materiale, ma ci dobbiamo lavorare e ne avremo per un po'. Il gruppo l'ha detto tutto lui, cioè ci siamo divertiti come dei matti. Speriamo che il presidente ci inviti anche l'anno prossimo. Johnny, facci piangere, dai. No, a livello professionale sicuramente è un bel banco di prova, anche perché comunque essendo abituati al video un po' meno serie, comunque sul 30 secondi, un minuto, abbiamo fatto un cortometraggio di 15 minuti ed è già una bella sfida. Questo che sarà sui 30-35. Sarà comunque un bel banco di prova, anche perché oltre ad avere un sacco di ore di filmato, dovremmo stare, come detto di prima, un bel po' in montaggio. Però abbiamo tutti tra la passione, abbiamo le idee... Siamo stati molto comunque aiutati anche da voi che vi siete prestati, perché penso che verrà un buon lavoro con tempi brevi. Volevo solo aggiungere una cosa. Te pareva? Se ti vuoi. Abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Progetti, con la G. Un bel mi piace, non fa altro che aumentare un po' i like e la popolarità che adesso abbiamo bisogno.